grosso. E giù tutto lo vedi che proprio si evidenzia in questa zona. Ora si è visto benissimo. Bene, questo caso di diastasi in paziente uomo, quindi la diastasi non è solo una patologia femminile del post gravidanza, ma è anche una patologia dell'uomo. Si verifica quando una persona è predisposta con una fragilità dei colpi. Contrarre l'addome, contrai i muscoli molto bene, lascia andare, rilasciati, contrai i muscoli, lascia andare. Laddove prima c'era la diastasi, adesso si sente il tessuto solido. L'addome ha una bella forma, è accentuata la forma a V, tipica maschile, quindi un bacino stretto e un torace piuttosto ampio, quindi l'addome mi determina questa che è la V-shape. Internamente si vede dall'alto la pelle, lo strato adiposo, muscolo retto di destra, muscolo retto di sinistra e questo che è la nuova linea alba ricostruita, che ha un calibro entro il centimetro, quindi andiamo molto bene come dimensioni. Questa linea alba ricostruita sono 6 mm e quindi i muscoli retti sono tenuti uno vicino all'altro da questa nuova linea alba che l'intervento ha permesso di ricostruire. Proseguendo vediamo questo strato che è la fascia posteriore dei muscoli su cui si poggia la rete, che è una rete ultra leggera e semi riassorbibile, per cui è già parzialmente riassorbita ed è un tutt'uno con i tessuti, ha un'azione di consolidamento, ma quello che regge e che ripara la parete addominale è la sutura che ricostituisce la nuova linea alba. La rete è un rinforzo sulla guaina posteriore dei muscoli retti appoggiata senza bisogno di avere mezzi di fissaggio, perché è una rete autofissante. E soprattutto la caratteristica di questa ricostruzione è che la rete è alloggiata nel pre-peritoneo e non ha nessun contatto con l'intestino, perché è alloggiata in uno spazio che è foderato completamente dal peritoneo parietale. Quindi il peritoneo parietale, che è l'ultimo strato della parete addominale, fodera e ricopre tutta la ricostruzione. Quindi la ricostruzione è composta da nuova linea alba e rete, non ha nessun contatto con l'intestino che è in questa zona sottostante. Quindi tutta la ricostruzione è isolata dal peritoneo parietale e le caratteristiche, i punti di forza di questa ricostruzione è che è molto anatomica, perché i muscoli retti rimangono allineati l'uno di fianco all'altro senza avere alterazioni nella loro geometria, nel loro allineamento. E la linea alba è in tutto e per tutto delle dimensioni pari a quella di una linea alba sana non vi è nessun contatto tra i materiali utilizzati, quindi rete e filo di sutura per ricostituire la linea alba, con l'intestino, perché il tutto avviene nello spazio pre-peritoneale, quindi non vi è possibilità di toccare esternamente, di sentire corpi estranei dall'esterno, non vi è possibilità che l'intestino tocchi gli unici corpi ricostruttivi protesici utilizzati all'interno, perché è escluso il contatto con l'intestino. Quindi questa è la ricostruzione che è pari, queste immagini sono pari a una linea alba sana in una parete addominale mai operata. Passettino in avanti, stop, esatto, benissimo. Ci giriamo piano piano da un lato, gira, 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 voilà, benissimo. Ci giriamo verso di me, piano piano, gira, 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 stop. Ci giriamo dall'altra parte, voilà. Contrai tutto l'addome più che puoi, lascia andare tutto l'addome, rilasciati. Ci giriamo verso di me, contrai tutto l'addome più che puoi, lascia andare tutto l'addome, uguale, ci giriamo. Il dolore dove lo sentivi, più in alto o più in basso? No, diciamo tutto. Tutta la zona mediana. Avevi una fascia addominale, i giorni dopo, quando è che ti ho dimesso? Dopo due giorni? Dopo due giorni, sì, dopo due giorni, tranquillo. Ormai era fatta. Sentimi, le prime due settimane a casa come si svolgevano? No, riposo, tranquillo, diciamo, detto, se non si tossiva, se non te ne accorgevi neanche. Dice al ridere, al colpo di tosse. Sì, sì, sì.